Sani grottine, sani grottini! Allora, eccoci qua, questa è la terza collaborazione della Scema Crew che faccio io ed è in collaborazione questa volta con Alessandra Tube, che io amo, che adoro e comunque ci vogliamo molto bene, quindi un bacione Alessandra, iscrivetevi al suo canale e guardate il suo video in collaborazione con me, ve lo lascio tutto qua sotto nell'info box come sempre. E questo sarà il video 10 cose che odio della scuola, che ovviamente non sono state difficili da trovare neanche queste, perché comunque diciamo che la scuola non è uno degli argomenti preferiti di ogni studente del mondo. E sì, anch'io ho abbastanza cose della scuola che non mi vanno molto a genio, e quindi in questo video ve le elencherò tutte, ne ho scelte 10 e sono un po'... diciamo, accomunano un po' di persone, non solo me, c'ho tante amiche che insomma odiano queste cose. Niente, iniziamo subito. La prima cosa che odio della scuola sono i professori con le preferenze. Allora, io odio i professori in generale, ma soprattutto con diverse caratteristiche. Detesto assolutamente i professori che hanno le preferenze all'interno della classe, preferenze campate totalmente in aria, che fanno tipo... perché non hai fatto i compiti, non lo so, mi è morto il gatto, no, non lo accetto, ti prendi una nota, poi arriva magari la preferenza che fa, no, non ho fatto i compiti perché ho perso il mio pupazzetto di peluche, o tesoro, non ti preoccupare, capito? Ci sono delle preferenze così forzate che proprio mi danno un fastidio assurdo, proprio, no, e mi è successo molto molto spesso, quindi mi dà un fastidio atroce, cioè perché non puoi essere parziale come professore? Siamo tutti uguali, cioè tu giudica con la testa, e quindi sì, mi dà fastidio veramente veramente tanto, cioè da prenderli a capocciate i professori che fanno così. 2. Le prof di sostegno che si credono Dio. Non so se a voi è successo, ma a me sì. Sia alle elementari che alle superiori avevo due professoresse, perché alle superiori ci vado ancora, delle professoresse di sostegno che si credono Dio sceso in terra. Tesoro, se sei di sostegno, devi, proprio il tuo lavoro si concentra su una persona, due, non lo so, però non su tutta la classe, se no ti mavi professoresse e facevi un altro tipo di lavoro. Cosa succede? Che queste professoresse si credono, non lo so, così potenti e fantastiche da dare consigli al professore che magari è in classe in quel momento, da farci stare zitti, da urlarci contro, non lo so, ci sono delle professoresse di sostegno che dicono no, non puoi uscire dalla classe perché ti potresti fare male, con l'ansia dentro la testa, non lo so se a voi succede, perché comunque è una cosa soggettiva che dipende dalle scuole, ma io ho una professoressa di sostegno, mi è successo sia alle medie che alle superiori, che si sentiva non so che cosa, quindi sì, lei doveva sapere tutto, lei doveva zittirci, lei doveva essere meglio della professoressa stessa, perché se no non era assolutamente contenta, quindi cerchiamo di capirle queste povere tesore. La terza cosa che mi dà fastidio della scuola è, vabbè, questo l'ho già detto anche nel video scorso, è proprio una cosa che mi dà fastidio nel profondo del cuore, è quando i bidelli non mettono la carta igienica al bagno, già l'ho detto, perché comunque voi avete un lavoro da fare, pulire in generale anche i bagni, mettetela questa carta igienica, fa parte del vostro lavoro rendere il bagno un luogo pubblico, perché non mettete la carta igienica, perché? Perché? No, vi prego, perché? Perché ci volete far soffrire? Ci riuscite alla grande, e non lo dico, cioè non succede solo nella mia scuola, mi è successo alle elementari, medie, superiori, sempre questa cavolo di carta igienica c'è una volta ogni 7 mesi e non è una cosa molto positiva, quindi sì, mi dà abbastanza fastidio, quindi ve la dico, perché è una delle cose che veramente mi fa andare più fuori di testa in generale della scuola. Poi la quarta cosa che non mi piace della scuola, che odio, è che siamo costretti a scrivere le circolari, insomma a noi ci costringono a scrivere le circolari, magari anche se la circolare arriva, la circolare il professore di antologia ballerà la lap dance nel tavolo del preside, anche se magari non ce ne frega niente, questa cosa non ci cambia la vita, non serve a noi, così la dobbiamo scrivere per forza, voi scrivete la circolare e domani fatecela vedere firmata, proprio così, cose... Ma perché? Cioè, scusa, se la circolare non c'entra niente con noi, è una cosa che nessuno vuole fare, che... No? Perché ci dovete costringere a scrivere, a sprecare fogli del nostro quaderno, del nostro diario, per scrivere una circolare che alla fine non ci servirà e poi portarla anche firmata? Mi dà fastidio. Scrivetemi qua sotto se anche a voi vi costringono a scrivere le circolari, perché è una cosa che veramente non capisco e quindi non mi piace. No. Assolutamente no. La sesta cosa che mi dà fastidio è quando
Sì, aspettate, devo vedere quanto tempo sto facendo. Oddio! Oh! Ok. Scusate. La sesta cosa che mi dà fastidio è quando, durante l'uscita della scuola, in generale è proprio l'uscita della scuola, quando suona la campanella le classi escono tutte insieme. Ci sono quei giorni dove le classi escono tutte insieme, è una cosa abbastanza normale, ma odio quando le classi, le sezioni escono magari tutte insieme in quel particolare giorno della settimana, perché appena esci devi fare le lotte giapponesi e prima di uscire dal cancello passa mezz'ora e mezza e veramente non è mezz'ora e mezza. Ho detto mezz'ora e mezza. Comunque passa una vita perché ci stanno tutte le sezioni, tutti i ragazzi grandi, che poi io, essendo comunque piccola, andando in primo, adesso secondo liceo, sono più bassa, a differenza di tantissime altre classi, ovviamente più grandi di me. Quindi per passare mi devo intrufolare in mezzo alle persone per uscire, perché si crea una fila assurda quando le persone escono tutte insieme. Quindi tu, quando suona la campanella, devi pensare a correre, correre per evitare di stare le ore in fila per cercare di uscire dal cancello. Poi ti fanno uscire anche uno per uno ogni tanto, quindi dà abbastanza fastidio, è un po' complicata questa situazione. E vabbè, mi dà fastidio. La settima cosa che non mi piace, e ce ne sono parecchie, io ne ho elencate solo 10, ma sapete quante ce ne sono? La settima cosa che non mi piace sono i professori che non sanno che abbiamo una vita sociale, quei professori che danno per scontato che per noi fuori da scuola esista solo lo studio e basta. Magari abbiamo uno sport, magari abbiamo un ragazzo, degli amici, siamo adolescenti, magari usciamo, cioè non è che ci puoi dare da studiare da pagina 8 a pagina 575 per il giorno dopo, perché comunque abbiamo una vita sociale. Tu pensa che da giovane eri più o meno come noi, uscivi, quindi non puoi darci tutti questi compiti perché è una cosa fuori dal normale, non siamo alieni. E quindi mi dà veramente fastidio il fatto che questi professori si devono sentire fighi, forti e potenti a darci un casino di compiti, dando per scontato che noi il pomeriggio faremo solo quelli. Però in realtà, cioè, essendo adolescenti, un pochino vogliamo anche svagarci, quindi ciao belli, alla fine io finisco sempre per non farli tutti, però questi sono assolutamente dettagli inutili. Poi, l'ottava cosa che odio della scuola sono le macchinette piene di gente. Già l'ho detto anche questo, perché comunque è una cosa che proprio aiuto. È normalissima, perché comunque succede e sarà così. Comunque detesto passare tutta l'ora della merenda in fila per cercare di prendere il cibo. Quindi ogni tanto preferisco portarmi qualcosa dal bar o da casa, oppure appena suona la campanella correre subito alle macchinette per evitare di fare tutta la fila. Perché veramente si crea, almeno nella mia scuola, una fila assurda dove per rimanere in fila, cioè, per arrivare alla tua pietanza, alla macchinetta, ci vogliono all'incirca 25 minuti. E quindi risulta una cosa un po' fastidiosa dopo un po', perché poi tu hai fame, vedi le persone che mangiano, mentre tu no, devi aspettare in fila. E quindi è una cosa tragica che odio alla follia, non mi piace assolutamente. Quindi no, proprio la nona cosa che odio è una materia, direi matematica, però in realtà un professore che non ci fa fare niente. Quindi da una parte è negativo e da una parte è positivo, perché tanto non riuscirei a fare niente lo stesso. Quindi la matematica non ce la mettiamo, ma odio il latino. Odio il latino perché io vado al liceo psicopedagogico. Magari c'è un motivo per cui il latino è in questa disciplina, in questo indirizzo, però ancora non l'ho trovato. Cioè, scusa, se io voglio diventare psicologa, a cosa mi serve il latino? Ma poi cosa serve il latino in generale? Se tu non vai al liceo classico, perché ti serve il latino? Cioè, per vedere le date delle tombe del centro di Roma? Cosa? Perché? A cosa ci serve il latino? Perché? Non lo capisco. Perché poi è una lingua andata, sono morti tutti quelli che parlavano il latino, cioè via, basta, gli antichi romani, ciao, adesso stiamo nell'era moderna, il latino non lo voglio proprio manco sapere cosa significa, proprio non mi piace, lo odio, lo odio. Non lo capisco, non capisco il senso, il perché è nel liceo psicopedagogico, cioè non capisco perché il latino deve stare nel liceo psicopedagogico. Vi prego, sopprimetelo, mandatelo via, latino non ti vogliamo. E quindi sì, mi dà veramente tanto fastidio. Poi la nostra prof è
Una cosa indescrivibile, magari sì, c'è il latino, tu speri di avere una professoressa che un po' comprende, che comunque non è una materia facilissima, che ti dà una mano, che è un po' più, ecco, comprensiva. No, noi abbiamo una professoressa che è, quando spiega, quando interroga, ti mette un'ansia addosso che veramente non te la togli più, e durante tutta l'interrogazione, non lo so, ti viene da tremare. Vi giuro, abbiamo oltretutto una materia difficile, anche una professoressa che te la rende ancora più fastidiosa, e quindi tutte queste cose insieme mi fanno odiare il latino. Come non mai, proprio lo odio, detesto proprio a mille. La decima ed ultima cosa che odio della scuola, ultima no, ultima per il video più che altro, è l'orario. Io mi sono sempre chiesta, è una cosa normale iniziare alle 8, proprio diciamo, noi iniziamo alle 8, la maggior parte delle scuole iniziano alle 8 ed è una cosa normale, cioè la maggior parte di scuole hanno questo orario qua. Solo che a me dà fastidio, io non posso pensare. Allora, abbiamo la scuola per la maggior parte del nostro anno. Del nostro anno. Dura all'incirca 5-6 ore, dipende dalla classe, dipende dalla sezione, dipende da un po' di cose, però dura parecchio. Occupa, qual era la percentuale di quel 30% della nostra vita, una cosa del genere, non vorrei dire sdrunzate, però credo sia il 30% della nostra vita. Non fatela iniziare anche alle 8, perché noi abbiamo sonno, noi vogliamo dormire, è una cosa tragica. Io detesto svegliarmi la mattina alle 6 e mezza per fare colazione, prendere l'autobus e arrivare a scuola in tempo, perché lo odio, vi prego, fate sì che la scuola inizi un po' più tardi, perché veramente io non ce la faccio assolutamente più, perché non ce la faccio. Io sono una ragazza che comunque ama dormire, cioè durante le vacanze io mi sveglio un po' tardino, quindi non ce la faccio a pensare a realizzare che la scuola inizierà alle 8. Lo so che è normale, ma io proprio non mi va giù, perché aiutatemi. E niente, quindi queste erano le 10 cose, spero di non avervi annoiato. Scrivetemi qua sotto anche voi quali sono le cose che odiate della scuola. Perché sono un po' curiosa, voglio sapere anche i vostri sfoghi per questa cosa che ci costringe a stare tanto tempo su un banco a guardare un tipo che spiega. Quindi sì, voglio sapere anche cosa odiate voi. Iscrivetevi ovviamente al canale di Alessandra Tube, che è bravissima e bellissima, e guardate anche il suo video, ovviamente tutto nell'info box come vi ho già detto. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio e ciao!